Nella Roma Chianciano, Coppi ha salutato il suo vecchio amico Vergani, veterano giornalista del Giro. Accanto a lui il regista Soldati, esordiente come critico. Protagonista di questa ottava tappa è Pettinati, in fuga prima di Viterbo. Atleta dal fegato sano, al traguardo di Chianciano lo attende la vittoria. E con la vittoria il dolce sorriso della rosa del Giro. Stagione propizia questa per i frequentatori delle terme. Una buona bevuta ha fatto bene anche a Minardi, lo ha consolato per aver perduto la maglia rosa. 7 in fuga nella nona tappa, la Chianciano-Firenze. Nell'attesa i corridori cominciano a prendere confidenza con i chilometri e la Tirreno Adriatico assolve al suo compito anche quest'anno, alla 17ª edizione, con grande partecipazione di pubblico e di nomi famosi. Giuseppe Saronni ha vinto oggi la prima tappa, la Cerenova-Chianciano, precedendo allo sprint il belga De Jonchi e Giovanni Mantovani. Al comando della classifica è sempre l'olandese Knetman, dominatore del prologo a cronometro. Da Moser, dal francese Hinault, che finora ha corso quasi da generico, dal campione del mondo Mertens, si attende sin dalla tappa di domani una replica all'assalto di Saronni, a meno che il loro pensiero non sia già rivolto al fascino della Sanremo.